arti, saperi e piatti d'inverno. Sono queste tre le componenti di Vicoli e Vicolie, di una tre giorni a Pollica dal 27 al 29 di dicembre, in cui i vicoli di Pollica si colorano e si riempiono dei profumi dei piatti tipici dell'inverno. Sì, un bel evento che la cittadinanza di Pollica ha voluto organizzare per la terza edizione. Natale dell'anno scorso, poi il solstizio d'estate, di nuovo il solstizio d'inverno. Un modo importante per far conoscere le tradizioni di Pollica legate allo stile di vita mediterraneo, legato alle tradizioni culturali del luogo. Un modo importante anche per tenere insieme una comunità. Tutta la comunità di Pollica si è mossa in questa direzione, giocando e divertendosi per organizzare un bel evento per il territorio. Tante associazioni che l'hanno organizzata. Sì, soprattutto quest'anno si è costituita la Neo Associazione Vicoli e Vicolieti proprio per cominciare a riscoprire anche il valore culturale di affrontare i temi del territorio. Poi si sono uniti le altre associazioni del luogo che hanno contribuito apportando il proprio contributo. L'importante è sempre il lavoro dei giovani. Sì, assolutamente sì, i giovani danno un contributo importante all'evoluzione e alla crescita del territorio, si impegnano in prima persona ma insieme all'esperienza delle persone più adulte che da tempo percorrono questi vicoli e vicolietti, conoscendone tutte le storie, i trucchi e quant'altro. Abbiamo scoperto questa sera anche un qualcosa che per alcuni era inedito, ovvero uno Stefano Pisani interpretare David Bowie. No, Bob Dylan. Un omaggio al premio Nobel Bob Dylan, lui non ha ritirato il premio Nobel, insomma, e noi stasera a Pollica abbiamo fatto un omaggio, no? È semplicemente un modo scherzoso per divertirsi, a volte non bisogna prendersi troppo sul serio. Siamo allora un gruppo di artisti che amiamo l'arte con tutta la nostra passione e andiamo un po' in giro per il Cilento. Questa sera ci troviamo qui a Pollica, in questo luogo di incanto, ed è per noi veramente un piacere far diffondere la nostra creatività, sperando di regalare emozioni. Ecco, un gruppo molto eterogeneo di artisti, ci sono tanti stili. Pittorici. Certo, andiamo dal figurativo all'astratto al surreale, sì, tanti artisti che vengono da tante parti del Cilento e anche oltre. E quindi ci ritroviamo qui, veramente però è un gruppo di amici soprattutto che ci conosciamo da tanto tempo e quindi è un piacere per noi insomma andare a scoprire anche la nostra terra e far capire, far conoscere l'arte. Poi ci siamo con la signora Ada, qui stiamo preparando i cavatielli, un piatto tipico del Cilento. Del Cilento. Da quanto tempo che lei prepara questi cavatielli? Due ore fa abbiamo fatto, io e la signora una pressione. Ma è una tradizione che va avanti da tanti anni. Ah sì sì. Quando ho imparato a farlo? Ah, io ero una bambina, io sono vecchia. Sì. Da chi hai imparato? Dalla mia mamma. Ed è una tradizione che si passa sì sì. E lei a chi lo ha insegnato? Alle figlie. Tutte imparare le cose. E mo' il nipote, pure si hanno imparato una cosa. I valori della tradizione sono fondamentali e anche quello della pasta, perché noi come cilentani dobbiamo portare avanti questa cosa, non solo nel Cilento ma anche in tutta Italia se è possibile. Allora, come sono questi cavatielli? Buonissimi. Accompagnati da del buon vino rosso. Logica. Salute! Prologo Pollica, vai! Festa. Hai partecipato anche tu, hai dato una mano ad organizzare, cosa hai fatto? Sì, ho dato una mano a mio padre che fa il poppo di pesce lì sopra. Poi ci stanno anche altri piatti molto importanti come le alici, come il pollo, che è comunque le zeppole, e i dolci, che quelli anche sono molto, molto importanti nella tradizione cilentana. Siamo in cinque organizzatori, facciamo parte dell'associazione, ma in realtà è tutto il paese che organizza l'evento. Io mi sono occupata della
parte culturale dell'evento, perché questo è un evento legato al solstizio d'inverno, e quindi abbiamo tentato un attimo di ripercorrere e di raccogliere le antiche usanze, non solo cilentane, non solo cilentane, ma addirittura europee sul solstizio d'inverno, e abbiamo cercato di trasmettere queste usanze, questi riti, queste credenze anche ai ragazzi della scuola media, che sono stati impegnati con noi con grandi performance e che hanno fatto dei lavori che sono qui sulla piazza, che si potrebbero anche vedere, tra cui l'albero dorato di Iule, che è l'albero a cui vengono appesi i desideri per il nuovo anno, per il 2017, la raccolta di erbe, pietre e gemme del solstizio, le candele di Iule, quindi bagnate nell'olio scaramantico, diciamo, quindi delle candele beneauguranti per il 2017, di cui volutamente loro ne hanno fatto una quantità limitata.